eccoci con un nuovo video, un video di acquisti di make up. Via! Ciao ragazzi, allora oggi voglio mostrarvi gli acquisti che ho fatto in questo mese di gennaio per quanto riguarda il make up. Zoe, ho iniziato a registrare adesso e Zoe abbaia, quindi mi alzo un attimo e vado a aprirle così. Va! Eccomi qua, sono tornata, l'ho fatta uscire così almeno stiamo tranquille. Allora, ho fatto un giro di acquisti, un acquisti per quanto riguarda il make up, e ve li voglio mostrare. Ho cercato di dividerli un attimo in categorie, così almeno andiamo per ordine e cerco di non fare troppi pasticci. Iniziamo da rossetto labbra. Allora, ho acquistato, ho fatto tre giri in tre negozi diversi. Ho fatto un giro da Wycon, un giro da Kiko e un giro da Sephora. Allora, per quanto riguarda Wycon, io mi sono buttata su questi rossetti della Matte Sublime, di cui vi avevo già parlato in un video precedente. Sono rossetti che io adoro, li ho provati e mi trovo benissimo, e quindi ho deciso di riacquistarne altri tre di colorazioni diverse, e devo dire che per me il risultato è veramente fantastico. Il primo colore che ho acquistato è stato questo rosa, un rosa abbastanza acceso, ed è il numero 609. Il secondo rossetto che ho acquistato è questo qua, invece un rosa ancora un pochino più chiaro, perché come sapete io amo il rosa e quindi non potevo non acquistarlo. È un rosa molto chiaro ed è il numero 624, è questo qua. Poi l'ultimo, preso da Wycon, è per me il mio preferito, perché è questo arancione. Io diciamo che in questo periodo sono fissata con l'arancione, unghia, labbra, mi piace veramente tanto, e quindi sono andata proprio mirata per cercare questo colore qua, e devo dire che sulle labbra è stupendo, a me piace da matti, perché non è forte come il rosso, però dona veramente alle labbra quel colore sgargiante, quel colore bello, luminoso, ed è quello che sto indossando in questo momento qua. A me piace tantissimo. Poi da Kiko invece ho acquistato questo qua, che è stupendo, anche questo è arancione, messo sulle labbra anche questo rimane molto opaco, ed è il numero, ve lo dico subito, 05. La linea ha fatto Kiko quest'anno veramente 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 meravigliosa, e bisogna darne veramente atto che ha fatto una linea stupenda. Poi invece da Sephora mi sono fatta consigliare da questa ragazza, perché ho acquistato lo smalto, allora questa ragazza mi ha consigliato il rossetto praticamente uguale, ed è della linea Creme Lip Stain, ed è il numero 03. È stupendo, è un color agola, è veramente bello. Anche questo è un matte, quindi voi lo mettete sulle labbra, si secca, come dico io, si mattifica, fissa. Sicuramente questo genere di rossetti sono quei rossetti che dopo un po', secondo me, vanno comunque ritoccati, perché anche se la tenuta è molto lunga, però sono talmente, si mattificano talmente tanto che le labbra inizia a dare un pochino fastidio, quindi io di solito lo tolgo e poi lo rimetto, e l'effetto a me di questi rossetti piace tantissimo. Poi sempre labbra, ma non rossetti, ho preso da Kiko, veramente l'avevo preso per un'amica, poi sono tornata indietro il giorno dopo e l'ho acquistato anche per me, perché è stupendo, veramente l'ho provato, è meraviglioso, è lip scrub per le labbra, ha la forma di un rossetto. Intanto mi piace tantissimo questo rosa pallido, è stupendo, il profumo è meraviglioso, profuma proprio di burro, di buonissimo. E voi lo passate sulle labbra in modo circolare e lascia tutti questi granellini sulle labbra. Poi lo togliete con una velina
E il risultato è stupendo. Io il giorno dopo avevo delle labbra veramente, veramente morbidissime. Stupendo. Quindi anche questo ve lo consiglio perché è fantastico. E subito dopo io metto, che ho acquistato, questo Lip Balm, che è un balsamo per le labbra, fatto anche questo a stick. Anche questo con una linea stupenda. E voi mettete il vostro scrub sulle labbra, poi passate questo balsamo che ha il mentolo, profumo buonissimo, lo mettete sulle vostre labbra e il giorno dopo avete delle labbra stupende, morbidissime. Secondo me, per chi come me ama questi rossetti matte, è molto importante idratare le labbra prima, perché si mattificano, come ho detto prima, talmente tanto che avere già una buona base morbida e setosa aiuta il rossetto a stendersi comunque meglio. Quindi ve li consiglio da Kiko. Poi finiamo labbra e passiamo a viso. Rimaniamo. Allora, io ho acquistato questo qua da Kiko che è una base trucco. Si chiama Instant Perfection. È un fluido levigante ed estressante. È fantastico. L'ho provato, l'ho acquistato e già provato per 2 o 3 giorni di fila e devo dire che è meraviglioso. Vi fa proprio vi rende la pelle meno stanca, più luminosa, dà proprio quella sensazione di energia, di elasticità della pelle. Provatelo perché è fantastico questo qua di Kiko, molto molto buono. Il profumo anche questo è molto buono e poi voi ve ne accorgete già dal momento che lo stendete perché si forma questo schermo morbidissimo. Voi passate le dita e sentite la pelle in un altro modo, molto più setosa. Quindi, prima di ogni trucco, io metto questo qua di Kiko. Un'altra base trucco l'ho presa invece da Sephora, che è questa qua della Benefit. È sicuramente più professionale, ha un alto costo perché questo botticino qua costa 10 euro, quindi tantissimo. Però penso che come questa non ce ne sia proprio il top. Anche questa è una base trucco, voi la mettete sul viso prima di truccarvi. Sicuramente questa qua non va messa tutti i giorni, va messa proprio nelle occasioni un po' più speciali. Io la metto magari al sabato, la domenica quando esco, più che durante la settimana. Durante la settimana metto questo qua di Kiko. Però è fantastica e voi anche questa la stendete, io la stendo qua e sulla fronte e un pochino sul mento prima del trucco e il trucco rimane perfetto, cioè durante la giornata il trucco rimane così, ma soprattutto la stesura del fondotinta è meravigliosa, quindi provatela questa qua della Benefit perché lasciatemi un commento se già la usate. Per me è il top. Poi questa ragazza di Sephora mi ha anche consigliato questo stick da mettere nel viso prima del trucco e penso di prenderlo più avanti e quando lo prenderò ve ne parlerò perché l'ho provato ed è meraviglioso anche quello. Comunque, andiamo avanti. Sempre viso, ho preso il fondotinta perché come vi avevo detto, scusatemi, mi sono agganciata, ok, con la maglia una pietruzza che c'è qua e non riuscivo a muovere il braccio. Comunque, come sapete, ho finito il fondotinta di Chanel. Per me è stato un grosso, un grosso, grosso dispiacere perché per il prezzo, quando si finiscono questi prodotti è una disperazione, ma anche perché era meraviglioso, mi sono trovata veramente bene. Però adesso era il matte Lumiere, però adesso questa ragazza di Sephora me l'ha un po' sconsigliato per l'inverno di prendere un matte e allora mi sono orientata in un altro tipo di fondotinta, ma adesso ci arrivo. Prima di andare però da Sephora ho fatto un giro da Wycon e ho provato a acquistarne uno da mettere tutti i giorni, ma devo dire
che l'ho provato e per me non va affatto bene, quindi sono stati un po' soldi buttati, anche se è costato veramente poco, però io non mi sono trovata affatto bene. Della Flawless. Non so se si pronuncia così. Comunque è il color biscotto 04. E il problema per me di questo fondotinta è stato che dopo pochissime ore veniva praticamente mangiato dalla mia pelle. Rimanevo tutta chiazze in questa zona qua. Questa zona qua sotto io rimanevo praticamente senza fondotinta. Probabilmente il mio tipo di pelle lo assorbiva talmente tanto fino a farlo sparire. Quindi non ho potuto veramente più metterlo. Non l'ho provato con una base sotto, sinceramente. Però l'ho subito accantonato e al massimo riproverò in un altro momento. Va bene se magari devo uscire alla sera e voglio giusto dare un colorito alla pelle, va bene, perché per qualche ora devo dire che è rimasto e anche abbastanza carino, però per tenerlo veramente tutta la giornata, dal mattino alla sera, non va bene per me, per la mia pelle. E allora cosa ho fatto? Sono andata a fare un giro da Sephora e sotto consiglio di questa meravigliosa ragazza ho comprato questo della Benefit. E devo dire che è stupendo, è bellissimo, sicuramente è di alta qualità, rimane molto setoso sulla pelle, si stende veramente benissimo. Io l'ho preso di una colorazione chiara, e però della mia tonalità di pelle, e si uniforma totalmente al vostro colorito, non sembra neanche che avete il fondotinta. Si vede che la pelle è diversa, copre tantissimo le imperfezioni perché è coprente ma non troppo, però vi leviga proprio la pelle, è bellissimo, provatelo. Io ero più orientata verso i soliti Chanel, Dior, quindi mi sono informata su quello. Però questa ragazza poi mi ha fatto provare questo qua, mi ha detto provalo perché è bellissimo, ti troverai benissimo. Allora è stata gentilissima, mi ha dato un campioncino, l'ho provato ed effettivamente l'ho acquistato. Il costo non è bassissimo perché anche questo stiamo intorno ai 35 euro così, però è stupendo. Poi, non contenta, sono andata anche da Kiko e ne ho acquistato un altro perché questa ragazza me ne ha parlato benissimo, ma ne ho acquistato un altro non perché io sia malata di fondotinta, ma perché questo qua della Benefit, col costo che ha, lo voglio tenere veramente con cura e non usarlo tutti i giorni e sprecarlo come ho fatto con quello di Chanel. Quindi questo qua lo userò nelle occasioni un po' più importanti, quindi magari al sabato sera quando esco con gli amici. Questo qua invece di Kiko lo userò penso in settimana per andare a lavorare perché è stupendo, è quello che ho io in questo momento qua, è il 3D lifting, meraviglioso ragazze, prezzo molto più basso di questa qua della Benefit perché tra l'altro adesso è anche in sconto, quindi lo trovate a 7,90 euro, andate a prenderlo, è stupendo. Allora io ho preso la colorazione Natural Rose ed è il 03. Io mi sono sempre orientata su fondotinta di colorazione beige, invece sia questo qua della Benefit che questo qua di Kiko mi sono orientata verso il color rosa, queste colorazioni sul rosa, ed è per me bellissimo, cioè rimane molto più chiaro, però mi dà al viso una colorazione molto molto naturale. Quindi se dovete prendere un fondotinta e non avete voglia di spendere grossissime cifre, perché come per quanto mi riguarda lo usate magari per andare a lavorare, non vi interessa avere un fondotinta fantastico da 40 euro sulla pelle, provate questo qua di Kiko. Io ne ho provati diversi di Kiko, ma come questo secondo me è il migliore di tutti i fondotinta che ha fatto. Poi, continuo a agganciarmi, passiamo a pennelli. Pennelli, io avevo bisogno di pennelli perché dovevo cambiare quelli che avevo perché ormai sono un pochino vecchi, e essendo lì da Kiko li ho presi lì. Poi c'era una ragazza gentilissima che conosco, che tra l'altro saluto e
Le ho proposto qualcosa da poter fare insieme a me, spero che accetti. E se vede questo video lo saluto, ciao Valentina. Mi ha consigliato questi, perché è una ragazza molto 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 brava in questo e ogni volta che vado mi sa consigliare molto bene. Mi ha venduto questi due pennelli, questo qua per il blush, e devo dire che rispetto a quello che avevo prima, che era molto più duro, più compatto e facevo fatica, veniva proprio tanto tanto colore, questo qua con un solo tocco, come mi ha fatto vedere lei così, mi fa questa zona stupenda, proprio rilascia questo colore sulla pelle in maniera molto delicata. Quindi per il blush ho acquistato questo qua. Poi ripeto, per l'ennesima volta, l'ho già detto 100 volte, adesso lo ridico, hanno una linea stupenda quest'anno i trucchi di Kiko, quindi non puoi non comprarli, perché sono stupendi anche così visivamente. E per la terra invece ho acquistato questo qua, che è diverso da quello che avevo prima. Quello che avevo prima era più cicciotto, questo invece è un filino più piatto, non so se riuscite a vederlo, è un filino più piatto e la vostra terra si stende veramente veramente benissimo. Quindi il prezzo non è bassissimo dei pennelli, però sono ottimi. Poi, sempre viso, ho preso queste salviette struccanti perché io sono molto pigra la sera, quindi per me struccarmi è un grossissimo peso. Sto valutando di comprare per pulire la pelle il Clarisonic, però nel frattempo, non avendolo, devo pulirmi io così manualmente, e sto utilizzando queste qua della Wycon. E le trovo fantastiche, sono salviette struccanti, io alla sera mi metto a letto, me la passo e mi trovo benissimo, sono molto intanto bagnate, le trovo molto concentrato come prodotto e rimuove in modo fantastico il trucco e lascia la pelle idratata, la pelle veramente veramente morbida. Quindi se posso consigliarle, mi sento di farlo questo qua della Wycon, perché mi sono trovata benissimo. Poi ho comprato questa crema viso perché avevo terminato quella della Collistar, e quindi siccome ero da Kiko ho fatto appunto questi acquisti qui, ho deciso di comprare questa crema, ed è una crema della 24 ore creme, stupenda, è una crema che puoi mettere mattina e sera, idratante, energizzante e molto, vabbè, profumata, perché io guardo anche quello, se le crema profumata a me piace, e va bene per quasi tutti i tipi di pelle, quindi voi ve la mettete mattino o la sera dopo esservi struccate e ripulite la pelle, e al mattino io l'ho trovata veramente morbida e devo dire che mi sono trovata benissimo, mi piace. Poi ho acquistato sempre da Kiko questo blush. Allora, io l'avevo già di questa linea qua nuova di Kiko, avevo preso però quella più scura, adesso ho preso invece questo qua sul rosa ed è il numero 04, è quello fatto di tre colori, dal più chiaro al più scuro, e è fantastico, cioè io mi trovo benissimo con questi con questa linea qua, meglio di quello a unico colore, mi trovo benissimo. Poi ho comprato il mascara perché, come vi avevo detto, non mi ero trovata benissimo con quello di Kiko, con uno in particolare di Kiko, perché diciamo che tutto sommato mascara che ho usato in passato di Kiko mi sono sempre trovata molto bene. Con quello lì per me è stato un disastro perché mi lasciava proprio i grumi sulle ciglia, ero disperata, proprio lo mettevo e mi lasciava i grumi. Così, siccome ero di passaggio da Wycon quel giorno che ho comprato i rossetti, ho acquistato il mascara, e è un volumizzante incurvante. Devo dire che anche per questo non sono stata molto soddisfatta e quindi penso di cambiarlo, perché anche questo a me lascia i grumi, cioè venendo su si forma veramente tantissimo prodotto, nonostante poi io vada a ripulirlo un pochino,
Lo trovo troppo, troppo, troppo pesante per quanto mi riguarda. Quindi anche su questo non sono rimasta molto soddisfatta. Però lo sto usando e le ciglia rimangono comunque abbastanza bene, anche se per me, cioè, rimane troppo prodotto negli occhi. E quindi non sono molto, molto convinta. Sempre occhi, ho acquistato tre matite. Allora, una da Kiko. Io ho preso questa linea qua doppia di due colori e ho preso questa qua con la parte di qua nera e qua la parte beige, è un perlato ed è il numero come colorazione di matita, il numero 112. È una matita occhi stupenda, cajal. Stupenda, stupenda, morbidissima, va praticamente da sola, non sbava, è stupenda. Per i miei occhi va veramente benissimo e sono stata contentissima di averla acquistata questa qua perché è stupenda. Poi io sono una che non mette gli ombretti almeno ogni tanto, giusto per uscire alla sera, però così giornalmente io l'ombretto non lo metto. E questo tocco di perlato negli occhi che ha la matita dietro, mi piace. Poi ho acquistato da Sephora la matita sempre nera per gli occhi. Prima di prendere questa qua da Kiko avevo preso questa qua di Sephora. Però non è la classica matitina nera. Era in sconto, costava veramente 2 euro, costava pochissimo. Ma non mi sono trovata bene perché non colora. Cioè io passavo la matita negli occhi e non vedevo il nero. Non, molto molto leggera, troppo leggera. Quindi per me non va affatto bene. L'ho trovata troppo 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 delicata. Non si notava il nero. Ho provato anche qui sulla mano. Rimaneva proprio troppo leggera e quindi poi io sono andata da Kiko, ho preso quella lì che vi ho appena mostrato. E poi ho preso per la prima volta nella mia vita la matita per le sopracciglia. Allora, io le sopracciglia non le ho mai truccate, devo dire che le ho già abbastanza folte di mio, quindi non avevo bisogno di mettere altro, però ho voluto provare. Ed effettivamente la matita delle sopracciglia le rende molto più perfette, vanno a definirle meglio e a ricoprire quegli spazietti più chiari che si hanno. Io, per esempio, qui all'inizio ho un po' dei punti dove magari ne ho un pochino meno e devo dire che queste qua hanno fatto dei miracoli. Io l'ho presa dalla Wycon, la mia è il numero 03 Dark Brown, quindi è proprio della colorazione delle mie sopracciglia e poi ha questa spatolina in fondo dove voi potete sistemare il colore ed è stupenda, quindi la matita per le sopracciglia. Poi andando avanti finiamo con gli smalti. Acquistato questo qua di Sephora, che è quello che ho preso insieme a quel lip gloss che vi ho fatto vedere prima. Anche questo è un color ciliegia ed è il numero 67. È stupendo, proprio bello 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 bello. Intanto anche la spatolina a me piace molto, l'ho già provato, è bellissimo e dura anche un bel po', è piccolino. Poi ho acquistato sempre da Sephora questi due smalti di Collistar perché erano in super sconto, venivano 6 euro l'uno, quindi li ho subito acquistati. Poi a me lo smalto di Collistar piace tantissimo, lo usavo parecchi anni fa e mi sono sempre trovata benissimo. Allora, questo qua è uno smalto unghie perfette con rafforzante del colore arancione, perché come vi ho detto prima, in questo periodo io amo tantissimo l'arancione, ed è il numero 61, si chiama Mandarino Lacca. È bellissimo, ce l'ho in questo momento, stupendo, a parte il colore, la stesura, la luminosità, stupendo. Quindi questo arancione qua. E poi ho acquistato invece questo qua, sempre uguale, smalto unghie perfette, rafforzante, tutto, e si chiama Rosso Fiamma ed è il numero 13. Bello anche questo, molto 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 bello. Poi invece da Wycon ho acquistato questo color geranio, che anche questo è un rosso misto arancione, e sentite qua, ho
trovato finalmente lo smalto che cercavo. Era tempo che cercavo, lo sapete che in questo periodo sono anche un po' fissa con questi smalti brillantinati, con questi glitter, e ne avevo acquistati un po' da Kiko, un po' da Yves Rocher, ma questo qua di Wycon è stupendo perché bastano due passate e l'unghia è completamente ricoperta di glitter, di brillantini, è stupenda. Fa un po' fatica poi ad andare via, perché toglierlo è stato veramente, veramente durissima, ma ce l'ho fatta, ma rimane stupendo. Io ho preso questo qua grigio, e il numero 803, ragazze, se vi piacciono gli smalti glitterati, provatelo, perché è meraviglioso. Io l'ho usato, e l'ho usato per un'unghia, a me tutte le unghie così non fanno impazzire, però voi mettete, che ne so, lo smalto nero e ne lasciate una, io di solito faccio l'anulare, così brillantinata, e lascia un effetto nella mano veramente particolare e stupendo, e l'ho trovato solo lì, così. Poi l'ultimo acquisto invece di L'Oreal è uno smalto, e questa qua della 7 in 1, non so se voi l'avete già provato, e ha questa funzione, adesso ve la cerco. Allora, antirottura, antisfaldatura, antistriatura, antiindebolimento, antifragilità, antisquamatura e antiirregolarità. Quindi un miracolo! Allora, io l'ho provato ieri, perché è l'ultimo acquisto che ho fatto, ieri sera me lo sono messo, lo mettete come base, poi sopra mettete il vostro smalto, e effettivamente lascia, è molto pastoso, nel senso che lascia come un effetto gel sull'unghia, potete metterlo anche da solo, perché è un colorito, un bianco particolare, che sta bene secondo me anche solo quello, senza smalto sopra, è bello, e effettivamente l'unghia me l'ha fatta rimanere molto dura, molto più protetta. Adesso, ripeto, l'ho messa solo ieri sera, l'effetto sulla mano comunque è fantastico, e vi dirò dopo che l'ho usato per un paio di volte, magari a fine mese, il risultato, se veramente le unghie non mi si sono più rotte, però mi sembra ottimo. Comunque, qui sotto nell'info box vi lascio tutti i riferimenti. Questi sono tutti gli acquisti che io ho fatto qua e là per i negozi per quanto riguarda il make-up. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, pollice in su. E se avete piacere, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Io con questo video vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazze! Ciao! Ciao anche alle nuove iscritte! Ciao!